Allora, buonasera a tutti, grazie per aver partecipato a questa serata. Sono sulla scena Spini che, come sentite, è inequivocabile, arriva dalla Toscana, lo sentirete presto, con questo romanzo che si chiama Le case del malcontento, pubblicato quest'anno da EO, e Sasha e Piero Ferrante che si occupa così di fargli qualche domanda, però naturalmente gli interventi sono aperti a chiunque voglia poi dire delle cose, e così ci racconterà un po' di cosa si tratta. Questo appuntamento è uno degli appuntamenti dei luoghi delle parole, che quest'anno ha un'edizione molto lunga, che è iniziata qualche settimana fa a Chivasso e procederà ancora in altri comuni, anche a Volpiano, ma anche in altri comuni dell'Interland. Questo è l'ultimo appuntamento di quest'anno, ricominciamo l'anno prossimo, 11 gennaio, a San Mauro Torinese con Giusy Marchetta, per cui se a qualcuno interessasse è un appuntamento a cui teniamo molto. Qui c'è il programma, ci sono alcune date, ma io invito sempre a guardare il sito perché è un programma che si sta facendo mentre il festival si svolge, per cui è in continuo divenire, e ci saranno altri ospiti, oggi abbiamo anche sentito altre persone, per cui davvero vi invito a vedere il sito che si chiama I Luoghi delle Parole, quindi andatelo a vedere. E niente, io volevo portare veramente il saluto un po' di noi che stiamo organizzando questa cosa con l'associazione 900 del Comune di Volpiano, di Chivasso, che stanno aggiunto anche San Mauro, e per ringraziarvi e salutarvi, mi sembra assolutamente. Diego, vuoi dire una cosa tu? Diego, grazie alla libreria Riccanti, sono i libri di Sasha, per cui se qualcuno dovesse piacere di passare a poter fare, dovrei fare apposta, alla fine si fermerà un po' a poter fare con dei libri. Grazie mille. Oggi non portiamo a casa. Grazie mille. Eppure mi ci prende l'abbandono, Achille mio, perché ci bracchiamo come animali, ognuno mangiato dai nervi dati dalle giornate, che qui alle case sembrano boati di niente. Il mondo va altrove per la sua strada e noi tutti restiamo qui, dove per avere un sussulto bisogna che i massi tremino un momentino. A volte ci penso. Fatta fuori quest'ultima mandata di vecchi, toccherà la generazione mia. Poi del paese antico resteranno le case abbandonate e già c'è quella parvenza. Allora mi si stringe la gola di più. Perché immaginare di dover morire nel nulla, incatenata a un letto come la Adelaide e senza nessuno che mi tenga a bada, e un sasso sullo stomaco che non va né su e né giù. Ce l'abbiamo tutti qui nelle borgate alte, anche se facciamo finta di niente. Stiriamo la faccia nel dirci buongiorno e invece di un sorriso sembra la grinta di un teschio. I manicomi li avranno anche chiusi, ma inviterei lo stesso qualche dottore bravo a farsi una passeggiata da queste parti. Troverebbe di che andare avanti al suono di ricette. Le case è pieno di silenzio, dietro ogni porta ci sono stanze che rigurgitano la solitudine, quella brutta per davvero che ti fa l'occhio lampanato. Siamo una truppa di poveracci che la mattina si trascina a fare quel po' di spesa, tutti con la faccia piena di sconcerto e lo sguardo acquoso, perché è lì che si annidano le gocce del sardin e i bicchieri del maso. Guardami, Achille mio. Per riempirmi un pezzetto di pomeriggio mi sono messa anche a tallonare le bimbe giovani, tra quelle che hanno preso la fissa per un pazzoide e se la intendono con i forestieri con la fronte bassa. E allora mi maledico, e maledico un po' anche te, perché quando da ragazzina salivo sulla vetta dei massi ero una sogna luccicante, ma le case è un posto che ti chiude l'anima, le case è un cuore nero piantato in mezzo al pancione di Maremma, che si traveste piena di sogni, e dopo te lo ficca nel dietro a brutto muso. Quando ho letto il titolo e quando ho letto questa parte qui del tuo romanzo, ho capito che c'era una risposta a quella domanda che io fino a quel momento avevo pensato di farti e che ora comunque ti farò, se non altro per conferma. Che cosa vuol dire per te malcontento? Maschera, il malcontento, un bel po', un bel pezzo del malcontento della definizione
stretta che è nel titolo, con le parole, le case del malcontento, le case del nome di questo borgo millenario scavato nella terra, nella roccia della vita della mare in mare, è chiuso da questa ghirlanda, da questo muraglione, un borgo antico dove ci sono gli ultimi vecchi, gli ultimi anziani. Il malcontento che circola in questo borgo, in questo paesino, è agganciato alla possibilità di tante vite non vissute. Ovviamente ci sono storie di rivalsa, di vendetta, ci sono assassini, ci sono gelosie, ci sono invidie, c'è tanto nero, c'è tanta zona scura dell'animo umano, in qualche modo, però vista dalla fine della vita, quando non c'è più riscatto, in qualche modo. Quindi c'è, ci sono tutti questi personaggi, questo è un corale, organizzato la struttura è quella di un corale puro, quindi ogni personaggio si arriva in faccia, si uccide anche la sera, dà in qualche modo le chiavi di casa, sono monologhi, alcune volte sono un flusso di coscienza, alcune volte sono al tu, insomma, un ideale interlocutore, e ti fanno entrare nella loro vita, nella loro vicenda umana. Spesso aprendo anche stanze inaspettate, misteriose, buie, scomode. Di personaggio in personaggio questi racconti, queste vicende si passano un po' a testimone, scatenano una trama, sopra la trama diciamo orizzontale principale, è tutto un gioco di ragnatele, di sottotrame che poi porterà verso il finale e così via. Il malcontento che circola nelle case, l'altro giorno durante una presentazione Bartellina venne fuori questa definizione di una sorta di veleno luminoso, perché poi alla fine queste persone si uno dice che fa un racconto, un romanzo di persone verso la fine della vita molto avvelenate, no? Con la vita stessa, ma con se stesse poi alla fine, tutte le situazioni, le vicende sono in qualche modo una sorta di scacchiera rimasta in stallo con questi personaggi chiusi in questo volgo, che sono lì immobili, chiusi nella loro routine, soprattutto del pensiero, vite sempre uguali, giornate sempre uguali. Il ritorno di un personaggio in particolare, Simone De Radi, ammiccia, dà la miccia a tutte queste vite che sono rimaste cristallizzate lì per tanto tempo e rimette nel movimento il gioco, in maniera metaforica, sono queste vite che vengono poi scavate di personaggio in personaggio su tutte queste linee orizzontali che vanno a pescare i motivi per cui sono fotografate oggi in questo modo. E è stato divertente trovare eventualmente un punto tale, un punto X del 1948, che magari trova congiunzione, trova esecuzione nella vita di un altro personaggio oggi, in quel modo. Quindi tutta una serie di ponti, di intrecci che creano questa nube, questa nebbia, questo veleno luminoso che poi è il malcontento che cerca di mediare i vicoli delle case. È vero, Sasha ha detto che è un romanzo corale, perché in effetti poi suona proprio in maniera polifonica, cioè alla fine è una gigantesca opera in cui ci sono decine di personaggi che cantano un grande canto del cigno, perché appunto sì, sono incamminati, se vogliamo, tutti sulla strada della fine, condannati, peggio ancora che all'immobilità, proprio come su una scacchiera, a fare sempre gli stessi gesti, quindi a fare sempre gli stessi movimenti, sempre le stesse mosse, come condannati eternamente. Magari come succede, non so, la dimensione di quel piano, qual è quella del borgo, che in qualche modo, volente o nolente, ti chiude un po' le possibilità, se uno ha un ruolo di emanazione di personaggio, ogni capitolo, non è capitolo 1, 2, 3, ogni capitolo ha il nome del personaggio e il ruolo, la mansione che svolge all'interno del paese, come se fosse davvero il timbro di una vita, no? In quel modo, come se fosse proprio la fotografia, che è la sua fotografia anche riconosciuta e condivisa dagli altri, uscire fuori da quelle dinamiche non solo fisiche, non solo del lavoro, dell'individuazione, che spesso diventano
di una piccola società è difficile, perché devi fare conti non solo con te stesso, ma con tutti gli altri, che comunque riguardano non solo due occhi, ma 39.000 occhi, ti giudicano, calibrano il tuo gesto, il movimento. Quindi si scatena un gioco, e poi è un gioco che si ripete a timbro, magari in questo caso nella zona di Maremma, in un piccolo gruppo, no? Che può essere verificato anche in qualche altro. Lo diciamo ieri sera, quando abbiamo fatto un'altra presentazione a Torino, a un certo punto si ragionava su questo, cioè che in effetti le dinamiche sono dinamiche universali, ma tra il luogo sia invece un luogo particolare, che sono effettivamente in questo caso messe in scena in Maremma, ma che possono essere applicate quasi matematicamente anche ad altri contesti, magari con delle piccole differenze, ma sì, in qualche modo di chiamarlo esercizio è brutto, però una parte del romanzo che mi chiamava all'inizio, no? La pagina bianca, è scelta la dimensione corale, era un po' questo, provare a raccontare temi universali o provare a toccare nella gradazione, no? delle porte che abbiamo dentro, riguardo l'umano, quelle zone grigie, a volte le raccontano di più, a volte le raccontano di meno, insomma, più nascoste, e viste da quella lente lì, da quella lente là in particolare, la lente della Maremma in questo caso, che anche per me è stato ovviamente un richiamo spontaneo. Io i primi 5 anni della mia vita li ho vissuti esattamente, non si chiama Le Case, ma in realtà si chiama Rocca Tederighi, ma potrebbe chiamarsi Volpiano. In questo caso io ho cercato l'occasione per buttarci dentro non solo quel tipo di lente, perché dal piccolo ti aiuta in qualche modo a raccontare il grande, ti aiuta a dare un nome alla cosa, ma anche un nome al sangue, l'origine del tuo modo di essere nel mondo, perché in qualche modo sei timbrato dalla terra, dalla geografia che ti ha chiamato al mondo. Quindi sì, dovessimo rompere tutto, smembrare tutto, lasciando solamente l'ossatura delle dinamiche umane, le avventure, ecco, le vicende tra personaggio e personaggio, e quindi togliendo tutta la semantica con cui ho scritto, cercando di scrivere il romanzo, ovvero non è in mare umano, non è scritto come parlo io, non ci sono ispirate le tronche, ho evitato la dimensione o io ho a lavorare, che in questo modo è inascoltabile, no? E possono essere delle piccole accelerazioni importanti, come se non buttasse una frase romanesca, no? Che dà un colore, una velocità, può aiutare. Cosa comunque cercavo di non fare, mi sembrava una sorta di uscita d'emergenza, un po' facile. Quindi sono rimasto sull'italiano fermo, provando a raccontare in questo caso la maremmanità dalla semantica, sotto le parole, insomma, come dicevi prima, è un esempio, tutti parlano fermo, probabilmente la semantica stessa a chiamare la maremmanità. Quindi se io dico, ovviamente faccio sempre la mia. Se dico il mio babbo o il babbo mio, cambia qualcosa, no? Cambia un colore. Noi parliamo solo del babbo mio, ma detto in questo modo. Quindi un piccolo tocco di quel tipo probabilmente si dà un sapore, ecco, un'idea di quel colore là. Poi tutto può essere assolutamente smembrato, portato all'osso, risintonizzato nel rione di Roma, a Volpiano, in un quartiere di Manhattan, nel Queens, riregistrato con quelle voci, con altre vite, ma le dinamiche umane è interessante pensare potrebbero essere le stesse. E le dinamiche umane che poi sono evidenti, nel senso è come se fossero tante vite che hanno camminato veloce alla ricerca di una felicità e di grandi, come dire, di grandi traguardi, quindi chi voleva raggiungere la bellezza faceva costretta, in questo caso faceva abluzioni all'acqua fredda la mattina, e chi voleva raggiungere appunto la ricchezza e quindi si è avventurata in un esperimento imprenditoriale, quindi
cioè tante di queste cose, ma poi il fallimento di ognuna di queste strade le ha lentamente degradate come punto di vista di vita, no? Però come si sostiene letterariamente e poi emotivamente questa gigantesca mole di personaggi che vivono queste esperienze radicali? Allora, lì insieme a quello che abbiamo detto prima, un altro obiettivo che mi sento chiamato era di provare a costruire, generare, dare un nome a una sorta di inconscio collettivo. Ogni personaggio rappresenta un simbolo, c'è il personaggio che rappresenta la vendetta, l'invidia, la coscienza, la spiritualità, eccetera eccetera. Ogni personaggio può essere mosso su questa scacchiera guidato da un simbolo, da un dynamic di riferimento, da un karma. Le loro vite, gestirle, vederle andare impattare l'una sull'altra, è stato divertente e rischioso, ovvio, perché il carico emotivo che cercavo di mettere in campo non doveva mai abbassare la tensione. Nel frattempo bisognava stare sempre in quella zona ambiguità, ecco, ambiguità che mi ero deciso di prendere. Sono tante le storie, dentro ci sono tanti simboli, ci sono anche tanti simboli evidenti. Il numero 2 è un numero piuttosto ricorrente, ci sono due coppie di gemelli, c'è la cresta delle due ali, c'è il barbe delle due porti, c'è il gioco degli scatti che chiama il 2 all'infinito, quindi un bianco e un nero, la doppia personalità. Il 2 torna tanto per una serie di motivi, insomma, c'è il dentro e il fuori che viene esplorato, poi non c'è più esplorato, ma anche il taglio là, tutta l'intenzione là. Quindi è stato mi ha assorbito tanto nel momento in cui l'ho scritto, perché dovevo guardare tutti mentre scrivevo uno, dovevo guardare anche, diciamo, anche nel frattempo anche l'ultimo spettatore della determinata storia, perché poteva avere una risonanza all'interno di quella cosa che stavo scrivendo. E quindi mi è stato chiesto dal libro una firma di circa 4-5 mesi, dove ero là dentro giorno e notte. Mai rompere tutti i canali emotivi che mi legavano a questi personaggi. E poi alla fine erano i canali emotivi che facevano capo alla geografia anteriore che ho io, cioè la cartina che c'è all'inizio. Alla fine l'idea dell'editor, quasi c'è, che non serve a niente, è in qualche modo solo una fotografia che illustra il lettore che apre per la prima volta il romanzo dove abita, utile a cosa. Vero, non c'è nemmeno una nazione, non ha un motivo d'essere, nel senso non è utile sapere dove è la torre dell'orologio o dove è via di mezzo, non se la può praticamente creare, immaginare, costruire, definire interiormente e basta. Però l'impatto che cercava Claudio quando propose questa idea era proprio quello di provare a fotografare una geografia esteriore che è grossa, mentale, schiacciante, tanto da determinare poi la geografia interiore di tutti i personaggi, cioè siamo tutti un po' comandati da loro, in cui siamo nati. E loro, in specie, portano addosso tante voci legate al luogo e al loro rapporto. No, è assolutamente vero, cioè, poi questa salita che evoca magari anche il cammino, quasi una via crucis di personaggi, ognuno dei quali appunto è chiuso poi nelle sue ambiguità. Ed è bello perché a un certo punto nel libro tutto quello che tendenzialmente viene considerato e bollato, diciamo, come cosa negativa, appunto, lei è uno scapestrato, la ragazza che si accompagna è una di facili costumi a un certo punto perché ha questa frequentazione con questo birbante ritornato. Così come anche da un punto di vista anche geografico, come la tempesta che scoppia certe volte in paese, viene quasi da
empatizzare, da simpatizzare a un certo punto con queste, che sono delle forme di ribellione che invece tendono un po' a sconvolgere un po' tutta la situazione, che tentano di capovolgere completamente il paese. E questa geografia prefissata per determinare in qualche modo. Sì, per lì è un ceppo, è il ceppo da cui sono partito anch'io, dove mi sento anch'io in qualche modo a ridare. Una delle occasioni che ho cercato è stata proprio quella di provare a dare un nome anche nei stessi occhi di quella roba, di quella roba che sento muovere e che mi caratterizza nel mondo. E ovviamente non è importante per il lettore sapere cosa è per me, che nome ha per me in quel luogo, però per me sì, perché per me è un motorino d'avviamento che mi mette poi sulla pagina, mi fa creare personaggi, mi porta a scontrarmi con certi sangue, con un sangue e con tutta quella lotta che ho messo in piedi, specialmente in un certo momento della mia età, con quella parte di provincia, con quella vena mia. E qui trova esecuzione nella vita di questi personaggi, magari quasi a indagare anche qualcuno, insomma qua dentro c'è chi addirittura ricopre il ruolo, come dicevo prima c'era ogni capitolo, Vigo Valenti, minatore in pensione, Mariella Mantovani, casalinga, Graziella Serri, Catturante, c'è addirittura una Achille Serandini, defunto, no? E defunto che è morto per la polea, fantasma, fantasma. Ci sono tante facce, persone anche in percezione delle persone, sono vestite, insomma, in colori che andranno nel mondo velati a seconda appunto dei simboli che si portano dietro, che si portano dietro. La maremmanità è stata per me quella tempesta iniziale che era quell'occasione, mi piace anche quando parlo al lettore, no? Quando vedo uno scrittore, uno può scegliere l'occasione che vuole, può scrivere un taglio, mi racconta l'ispettore, mi racconta le draghi, mi racconta quello che vuole, cerca il campo da gioco che vuole, ma la cosa mi piace per davvero, oltre a chissà come va a finire, va bene, quindi cercare quel gesto lì che ti fa, come si diceva, sfogliare il palco, imparare voracemente, no? E muovermi e un oggetto particolare, un tema particolare, e farmelo guardare da un'altra parte, da un altro punto di vista. Quindi con tutte le occasioni del mondo, per me l'occasione era la Maremma, per me l'occasione era la lotta contro la presa con la Maremma, era il mondo riuso più che altro nella testa, più che nella possibilità di movimento nel mondo dei personaggi, era la caratterizzazione di un certo sangue, la terra stessa, terra cattiva, anche questo se ne parlava ieri sera, che in qualche modo ti forgia. La Maremma viene dalle Alpi Marce, ho trovato un canale di illuminazione abbastanza vivo, simile diciamo con la zona di Ravenna sul discorso della malaria eccetera, per forza la presentazione per le parti, e quindi provare a dare un tutte queste occasioni messe insieme, provare anch'io stesso a spostare questo oggetto e guardarlo da tutte le parti possibili, ma non cercando una consolazione, non cercando una, o non tanto una consolazione, non interessa, lo cerco da dottore, ecco, non lo cerco da uno studente, anzi sono più grato a chi mi muove il terreno sotto i piedi, sono più grato a chi mi mette. Se io cerco la risposta a una domanda, sono più grato a quello scrittore che mi crea una domanda ancora più grossa, in quel modo, perché contiene già una risposta, ma mi porta altrove, insomma, alla fine ridimensiono la mia ricerca, mi sposto nel mondo, lo mio sguardo sul mondo cambia. Di recente ho letto, c'è una digressione, che non c'entra niente, apparentemente, su questo tema, su quanto un romanzo mi chiama, o quando un romanzo mi chiama. Ho letto con il perdono di ritratto da Versailles, da Carrère, no? Carrère prende, non so se l'avete letto, quando l'ha letto, però insomma, prende la storia di questo personaggio che è pienamente esistito,
che ha vissuto gli ultimi 18 anni della sua vita in completa bugia, quindi con mezzo, figlio, eccetera, inscenando una parte, una vita, che in realtà non esisteva. Non esisteva. La mattina si alzava, andava, diceva di andare a fare un certo lavoro, trascorreva la sua giornata, bla 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 bla. In realtà stava in macchina dentro al parcheggio, passeggiava per i boschi, aveva trovato il suo modo per far arrivare dei soldi, insomma, e di far finta di essere un uomo. A un certo punto, tutta una serie di bugie, questo domino di bugie comincia a cascare, questo lì, il giorno prima, impossibile fermarlo, prima di essere scoperto, quindi di essere guardato dai suoi amori, dalla sua moglie, dai suoi figli vicini, in faccia per quello che è, o dei suoi genitori, li ha sterminati tutti. Non è che è scomparso, è sparito, li ha sterminati tutti, ha ucciso moglie, figli. Carrer, che si entra nel romanzo, come vi racconta l'avversario, in questo caso è la parte ombra, il diavolo, come ispirazione al Vangelo, si pone di fronte a questo oggetto. Dice, ma con tutti i rischi del caso, perché vi devo raccontare cosa? Devo raccontare questa storia di un mostro, di un poverino, di un malato, di un psichiatra, insomma. Perché devo vendere dei libri? No, ma se non li vendo, non è presa in considerazione della roba. La sera mi devo mettere al tavolino, che ho dei figli che hanno aiutato dei ragazzi lì. Lui ti mette in mano questo oggetto, te lo mette in mano e ti dice, ora sono a risolvere. Posizionatelo te dentro. Esiste anche questo, ti dice questo in qualche modo, te lo dice poi alla Carrera, te lo dice come il topolino. E ti fa tremare un po', no? Il pavimento di tutti i piedi. Non è che necessariamente bisogna per forza leggere vedere tutto il nero, il suo fondo della vita e tutto il resto. Però qui c'è un tema in quel caso, nella vigilia, l'esecuzione di una vita, l'autoesecuzione di una vita, il rapporto, insomma, tantissimi temi concentrati in 200 cartelle, 200 pagine, e perché l'ha fatto? Si è sentito chiamato a fare, perché l'ha fatto con tutti i rischi del caso, per metterti in mano a palla di fuoco, spengere te, o non lo spengere mai, però io ti metto in mano, faccio il lavoro dello scrittore. Cioè, mi in quel modo, quando arriva lì con questa roba, ti mette un po' al pensatore, non è quella lettura, è quella lettura anche se sì, ti fa durare il romanzo, ti dici, ma è possibile, è davvero possibile, tra lo sbalordito, lo sgomento di una vicenda umana. Di... Guarda, non voglio fare ovviamente un canale di commissione, non tanto il Carrero o le case dell'avversario, però. Ecco, diciamo, la motivazione, le occasioni, parlando di occasioni per andare a cercare di quelle niente, dargli un nome, eccetera, a volte sono simili, ovviamente quello del Carrero, è Carrero, o è essere in vivo, è principale, insomma. Ma non ti ha spaventato indagare questa parte nera delle persone? Cioè non ha destabilizzato te? Io penso che... Provando a dare un nome a Mosa, forse, e non sapendo se ci sono riuscito a dargli il nome giusto, certe cose, certe dinamiche, però alcune cose si dovrebbero sferrate. Ecco, devo guardare nella parte intima di quel gesto che mi ha portato a fare quello, che tra le altre cose dicevamo che sera da Berica è nato ad incontrare questo romanzo. Questo romanzo all'inizio era un diario, il ritorno. La miccia del corale è il ritorno al paese di Samuele Rapi, un ragazzo di 35 anni che è andato nel mondo, uno dei pochi che è riuscito a far ricare davvero finalmente le mura millenarie delle case, è andato nel mondo ma con una serie di guai e si ritrova ricacciato, insomma, su questo maledetto. Tutti i compaesani cominciano a registrare il suo ritorno. Nella prima ipotesi di romanzo c'era lui che faceva questo diario, che poi sfuggiva di mano, in cui appuntava le reazioni di questi compaesani. Oggi ho visto tizio, oggi ho visto paio, quello reagisce così, quell'altro reagisce così, quindi potevo passare davanti.
questo bestiario umano, bestiario umano, cioè, vedo passare a Telecentini, vedo passare Ugo Valenti, Don Lavolo, tutti i personaggi, però visti dalla telecamera solo quella di Samuele Rai, e mi piaceva quella forma di diario, era molto veloce, mi piaceva il ritmo, era molto fuori, vabbè. Quello che mi piaceva era che mi sembrava di perdere completamente tutte le occasioni per entrare in quelle che facevano parte, quando costituivano quel personaggio lì in maniera attiva nel mondo. Quando parlavo di conoscenza collettiva, mi riferisco un po' a questo. E a un certo punto ho deciso di rovesciare completamente questo diario, di far parlare principalmente i personaggi. E quindi nel momento che parlavo delle lezioni di Samuele Rai si entravano nelle loro stanze, si entravano nella loro vita. Il suo essere oggi in questo modo dipende anche da certe cose che sono successe a uno sconosciuto 30 anni prima, in qualche modo. Un canale energetico si è mosso in una certa direzione, eccetera, eccetera. E ho buttato Samuele Rai in fondo, in modo. Infatti poi alla fine è l'ultimo che parla. L'ultimo banco, no? E tira un po' tutte le entrare nel buio, diceva Oscar, no? Se tu guardi il buio, poi il buio guarda te, perché nel buio io ho paura di un senso, del senso schiacciante del romanzo. Il romanzo mi ha fatto una domanda simile ieri sera, una delle prime cose che ho chiesto ai Vuola, i primi lettori di fiducia, 5-6, quando finisco una bozza, faccio 5 stampate, una faccio girare, all'intervista, all'impronta che devo subito la prima volta, guardo le altre, ma mi sembra proprio schiacciante, c'è da digerire, c'è da aprire, diciamo, un po' più le storie. Magari facevano appunti su quella prima bozza, e quello non gli arrivava, quindi il senso di compressione di quel mondo ovviamente era più legato alla mia suggestione di quel mondo là, che in qualche modo ho provato poi a diradare nelle pagine insieme a quel nebbione a volte le case. Ci sono delle domande? Io vorrei fare una domanda. Beh, giochiamo un po'. Vabbè, la prima vista che l'ho letto e l'ho fatto davvero, cioè, abbagliante, mi è piaciuto tantissimo dalla prima riga, ho sentito come appunto una promessa e poi in tutte le pagine quella promessa è stata mantenuta davvero fino alla fine, cioè non c'è stata mai una pagina o, ripeto, una frase che non abbia mantenuto, insomma, la promessa della prima linea. E allora, avevo due curiosità sul libro. La prima volevo fare, volevo sapere quanto tempo ci hai impiegato a scriverlo. E poi una seconda domanda sull'impatto, forse avevi già risposto prima. Però volevo capire, in effetti appunto c'è questa ragnatela che descrivevi, c'è tante sottotrame. Mi incuriosiva sapere se quando hai iniziato effettivamente a scrivere, già avevi in testa, magari non tutto, ma quasi tutto, quindi tutti i personaggi, perché poi ogni personaggio apre magari un cerchio che rimane sospeso e poi viene chiuso successivamente, quindi anche molto molto complesso, molto particolare, penso. E allora mi incuriosiva capire se prima di iniziare a scrivere tu avessi già tutti i pezzi del puzzle, esatto. Oppure se nello scrivere ti venivano in mente delle strade che poi ti divertirà in qualche modo per correre. Questo è sul libro. E poi invece altre due curiosità, la prima, se segui un giocatore
conosciuto gli scacchi o se ti piacciono gli scacchi, e poi se diciamo di tutti questi personaggi, quindi questi capitoli, quale è il tuo preferito, ma non dal punto di vista del personaggio, ma dal punto di vista di come l'hai scritto, cioè se nel rileggere le tue pagine c'è un capitolo che dici ah, questo proprio mi è piaciuto, mi è proprio venuto bene, mi piace. Allora, dal mondo opposto alla fine, c'è stato un personaggio che ho odiato. Sì, sì, sì. Allora, per quanto riguarda la stesura, come accennato prima, tra la dimensione del dialogo e la dimensione orale, immagino la dimensione orale di Giovanni, che furono 3-4 mesi e mezzo, 4 mesi abbastanza più brevi, dove per forza di cose erano facendo scalette, quindi non creando schemi, non creando, ovviamente sì, avevo le mie pagine anche per punti, avevo le pagine con i punti e i ponti che volevo toccare o varcare, i tiranti volevo mettere in campo, i simboli volevo mettere in campo, non mi potevo staccare, perché staccandomi dalla scrittura non perdevo il filo sul personaggio, perdevo il filo sul punto, scrivevo di te, per dire che era del casino una dei personaggi, però lo accennavo prima, tu guardare lei, lui, qualsiasi tipo di connessione di personaggio si sfiora con l'altro, poteva essere un contatto cruciale, quella era l'intenzione generale di tutto il loro romanzo. Quindi molto intenso, 4 mesi in questa dimensione, ma la dimensione era del dialogo più veloce, probabilmente allora la fece un mese e mezzo. Non ho scalettato, no? Come si dice in genere, la stesura dei romanzi, però la formula diario che avevo fatto prima in qualche modo fungeva un po' da trattamento, da riferimento. Io quando mi sono messo a scrivere la prima pagina di questa dimensione qua, sapevo benissimo che volevo andare laggiù. Poi avevo da fare tutta una serie di step, lo sapevo, però questo conto. Probabilmente su certi raccordi, su certi snodi o dinamiche mi sono lasciato sorprendere. Cioè, quando ci arriverò ci penso, ecco, diciamo, in qualche modo. Però sì, nella gran parte è questo. Per quanto riguarda i personaggi, ci sono tanti personaggi che sono molto vicini, proprio come sia da un punto di vista emotivo, o da un punto di vista proprio di voce, mi sento vicino di voce. Io sono un amante dei romanzi, immagino un periodo forse, dei romanzi che parlano soprattutto su tre parole, no? Quindi quando un romanzo accende un rumore, un motore sotterraneo, un libro può attrezzare, dicevo prima di andare a scritto in maniera semplicissima. Lo può leggere un bambino, potrebbe leggere un bambino, ma è tranquillamente accessibile dal punto di vista della voce, no? È quasi da c'è una porta, una strada, però in qualche modo è facile accesso, ma sotto risuona tanto forte un motore di un altro, c'è un altro inchiostro sotterraneo, quindi sono alcuni personaggi che in qualche modo mi chiamano da quelle parti, mi viene in mente Piero del Casino, ci sono prima, mi viene in mente uno dei personaggi in cui sono legato forte a livello di sangue, a livello di nome interiore, essendo una Rari, il protagonista, perché mi ci sento quasi autobiografico da un certo punto di vista, quello che scappa, va via, la confusione, ma non per quanto riguarda il romanzo, ma proprio il rotto con se stesso che crea, non sono autori di scacchi, sono gli scacchi, ma probabilmente qualsiasi ragazzino di 8 anni mi fa questo modo, ma sono un amante delle varie letture di quel gioco là, tanti strati di lettura, tanti piani di lettura, orizzontale e verticale, insomma,
bianco contro nero, faccia e faccia, un gioco che puoi fare da solo, utilizzando gli stessi colori. È un gioco dove ci sono pedoni nel romanzo, ci sono alcuni personaggi mobili, un passo alla volta, ci sono personaggi trasversali che muovono in alfiere in diagonale, ci sono personaggi che saltano con i cavalli, magari la sto facendo la commentatore, però ho cercato di rimanere intorno a livello di suggestione, la scacchiera è ripresa nella piantina, diciamo, in botanica iniziale, è in stallo, anche quella va da tre parti, ci sono personaggi arroccati in se stessi, e non c'è un pezzo di sfiorati, che sono pronti a morire, come può succedere trovare, non solo il borgo, ma anche la città ovunque, insomma, poi alla fine la popolazione anche delle città nostre in Italia, ma un po' tutta la popolazione provinciale, da parte di Roma, di Campo, dove ci si disperde un po' di più. C'era un'altra domanda, ma ricordo? Grazie. La domanda. Il filo rosso che forse unisce gran parte dei personaggi è la disillusione. Il gioco di. Cioè, ci sono tante letture che entrano nel terzo classico, diciamo, di quel vestire, cioè, a volte ci sono delle steppe filosofiche in cui si capisce che tu hai voluto dare peso alle domande politiche filosofiche, a volte sono delle analisi forse un po' più sociale, sociologica, c'è molta psicologia, forse anche un po' di psicanalisi, se spieghiamo in questo libro. Ma a livello un po' sociologico di quello che fa adesso la 90, la disillusione, secondo te, è il male dei mali contemporanei? Cioè, questo mondo che non sa più a cosa credere, e anche se ci crede comunque la considera una battaglia persa. Sicuramente è un'analisi più forte, però nella dimensione delle case o nelle intenzioni delle case c'è tanta disillusione, ma ci sono tante persone che si sono autotradite alla fine. Ci sono persone che non hanno avuto il coraggio di andare a compimento di se stessi. Questo io anche pensando a me, pensando al mio lettore sotterraneo che cerca di costruire queste frantane. Quanto pesa non rinunciare alla giudizio del mondo? Chiaramente con tutti i connessi del caso, considerando la realtà, quello della terra, bla bla bla, qua quelle strutture forti, mastodontiche, gigantesche, che sono queste tavole, le mura, che dovrebbero essere protezioni, cioè per esempio del 1100 era una protezione, non era una roba invalicabile, era una roba che non ti faceva entrare perché era fuori. Ora ti tieni dentro, ma non ti puoi dare il rucchio, non ti protegge più, ma in carcere. Quindi la loro dimensione è questa qua. La disillusione sicuramente non so qual è l'antidoto preciso alla disillusione. Ieri sera abbiamo fatto dei discorsi che mi sono tornati anche oggi riguardo al timbro degli anni 90, la mia generazione, in parte la tua, il piccolo, però insomma ci ha toccato nel modo di vivere, nel modo di guardare le cose, tante scelte, però perché i movimenti musicali, abbiamo fatto qualche parallelo con anche se distante, ovviamente, dalle ondate, di provare a eliminare cose tramite gli schermi, gli schemi, anche gli eventi che arrivano dal mondo, che muovono in un certo modo. E probabilmente loro parlano anche da un'altra epoca, sono costruiti in un'altra epoca. Io non so se mio nonno ha fatto la seconda guerra mondiale per riposarsi, quindi poi anche deportato, poi per riposarsi ha fatto 35 anni di miniera. Era disillusione, non so se era un tema della sua vita, cioè quel mondo là è un po' quel mondo che si trova in qualche modo al luogo di partenza di questi personaggi. Alcuni personaggi sono più coraggiosi, più, o più incoscienti,
che ne so, più o meno attaccati alle logiche che del tempo e della storia, perché nella grande contante ci sono tanti personaggi che sono stati segnati da fatti storici, da eventi storici, e mi piace, a me, parlo sempre da lettore, quando vedo dei personaggi da raccozzare con un evento che sorprende sulla sfonda di quelle persone che potevano andare in una direzione, e per riprendere quella direzione come determinato fatto storico bisogna fare a volte il giro delle sette chiese, interiore e esteriore, insomma. E c'è tanto quella roba là, c'è tutto un discorso di quel tipo, parlando del discorso di ieri sera, mi viene da dire, e quindi pensando ai personaggi di Gio, pensando alle radi, ai lavori del romanzo, diciamo, anche la loro voce cambia rispetto agli altri. Se in tutto il romanzo non si può dire una polifonia, forse, non è una monodila di voci, no? C'è un canto, il primo personaggio mette su un canto, il secondo personaggio ci va sopra, ma non fa un contrappunto, non intona una terza, una quarta, una quinta, qualcosa. Non fa un accordo, non crea un accordo, va sopra lo stesso volo, solco, poi il terzo, poi il quarto, il quinto personaggio, eccetera, eccetera. Si apre quindi un grosso ante, o comunque va tutto là, tutto là. I personaggi che fanno da contrappunto probabilmente sono solo Leonora e Samuele. E loro pensano diverso. Pensano diverso perché hanno un'altra età, perché hanno un'altra tradizione, un altro punto di vista sul mondo, eccetera. E oggi pensavo che non c'entra niente, ma sono probabilmente tante scelte che mi riguardano personalmente, che riguardano ragazzi della mia generazione, della mia età, fanno capo anche al momento storico che hanno vissuto. Come succede per loro, alla fine? Qual è stata la colonna sonora di questo tuo libro? Cioè, molti autori quando scrivono si accompagnano con... Due suggestioni musicali. Io in realtà scrivo di notte fosse, a parte cuffia, però mi piace il silenzio, mi piace il mio raccoglimento, la mia intimità proprio. Quindi non ho un nome, non saprei scrivere la musica, non so scrivere. Però la musica termina, non scrivo tutto il resto della giornata, sono trasversale, che può succedere che alle 10 ascolto due cuccini, alle 11 ascolto i registri, a mezzogiorno le romene, alle 2 anche, non so, o jazz cosa è. Insomma, lei impazzisce, ma chiaramente non può succedere. Spotify poi è una cosa malefica, perché seguo l'onda emotiva dell'istante, vado ad ascoltare un caso di tranquillezza, ascolto, mentre ascolto quello che mi chiede, non sono molto spizzicato forse, oppure prendo delle cronache con una determinata canzone, un disco, e poi lì è un disco, quello avanti, probabilmente, no? Fino a farla andare all'ospedale. Un disco sarebbe accettato, proprio una traccia all'infinito. Succede anche a me, tipo, quando ti faccio vedere, però quello faccio vedere, insomma, una delle ultime fisse che sono scoperte, stanno senza vizio, gruppo di Perugia che sto ascoltando di continuo in fretta. Siberia. Sono tutti i ragazzi abbastanza giovani, gruppi che stanno uscendo adesso, Siberia, Spedi Livorno, i Fasti, nel senso di Perugia. Altre curiosità, altre domande? Sì. Vai. Ma allora, mi pare di capire che questo è un romanzo che parla della provincia, no? Però quello che vorrei capire è questo. Da un lato mi sembra che ci sia sotto sotto una denuncia magari di un limite, una critica sotterranea, quindi un aspetto più, se vogliamo, una lettura negativa. Dall'altro però mi pare di cogliere da parte tua un attaccamento emotivo alla provincia. Allora vorrei capire, insomma, qual è il giudizio, qual è il rapporto che hai con la provincia. Io il mio rapporto con la provincia, specie con la Maremma, è stato devastante soprattutto fino a
verso i 16-17 anni, quando poi ho cominciato ad avere più mobilità autonoma, insomma, mi sono staccato, sono andato via, eccetera. C'è tanto di quel discorso là dentro, ci sono, ma non la denuncia della provincia in quanto tale, con l'ambiente piccolo, l'ambiente magari che vive di luce riflessa, con le cose che arrivano dopo, perché poi ci sono tantissimi dati positivi, no? C'è la comunità, l'essere una grande famiglia, non parlo dei mari umani in questo caso come belga, quello che sì, perché a volte lo sono. Sempre e comunque. Il mio rapporto alla provincia è tuttora in evoluzione, ma il mio corpo deve avere quella, questa si dice, deve avere quella, quel socco lì, quel taglio lì, non paradossalmente, ma specialmente quando sono lontano dalla, cioè in questo momento, grazie a voi, mi sento un po' provinciale, poi la nostra parlata, la nostra cena, come ci ispira, poco esatta, ma soprattutto quando sono proprio via, quando sono andato a battere, sono a San Francisco, allora a quel punto mi vedo registrato con una matrice diversa nel mondo, la riconosco, non è che faccio cose particolari, anche a San Francisco, indietro, a testa di giù, però mi sento la mare umanità con cui ho combattuto e con cui mi immagino sto facendo la pace, perché sia tutto posizionato in qualche modo nella sua assettiva ormai. Poi la prima cosa mi è sfuggita, comunque più o meno questo qua, insomma, mi sento abbastanza riaccordato e registrato con le mie sinuose radici, che lo so, né bene né male. Tanto ieri sera si è scelto una cosa bellissima, me l'ha proprio io, che ho bruciato la mano. Sì. Perché ha detto che, malgrado questo grande amore, no, che hanno i maremmani per la loro terra, che si diventa un'estetica anche orgogliosa e orgoglio, sono l'unico popolo che bestemmia la loro terra. Sì, questa è una caratteristica, per esempio, che ho letto di abbastanza recente, un piccolo saggio di padre e figlio, giornalista della Nazione, Babbo, e il figlio, i Marzocchi, si chiamano, siccome non abbiamo un veramente un diretto, no, non abbiamo un bresciano, tra l'altro che si era scoperto che un bresciano nella zona del dialetto non esiste ti amo, è una sconvolta, quindi cioè loro possono dire te ame, ma gli suona strano, gli suona ridicolo dirlo, racconta tanto. Penso per dire in diretto finale. E allora all'inizio di questi Marzocchi, all'inizio di questa raccolta, una sorta di vocabolario, dei termini che ci appartengono, che sono veramente pochi alla fine, così. Sono inflessioni linguistiche, sono colori, sono accenti, pizzico. In questa introduzione ponevano l'accento sul fatto che noi abbiamo questo rapporto combattuto un po' da tanto tempo, un po' da sempre, fin da tempo del passaggio del banco, sia per la conformazione della terra, come si mostra, le marce, tutto il resto, fanghi e così via, ma insomma che poi è diventata, si è presa, messa a fuoco in un modo nostro di fare, in cui bestemmiamo la nostra terra, per sostituire la bestemmia o per dare sfogo a un momento di arte, di stizza, maremma bestia, maremma maiale, insomma, sapete, è raccolta tanto, cioè non esiste, non so se esiste dalle altre parti del mondo questa cosa, battellina maiale, forse esiste col po', forse esiste un po' col po', giusto? Cioè, più facile col po', in Emilia Romagna bestemmiano il po', ci sono delle zone in cui imprecano contro il po'. È più facile che si sente un milanese che dice maremma maiala
che ho avuto. Ma questa cosa non ti fa ingazzare che il milanese questa è il mio amore, cioè il mare... No, però racconta tanto, no? Racconti l'atteggiamento di te che nasci da quella terra, però visto che è un rapporto già nel suo non detto, no? Quella zona franca dove ci sta tutto e non ci sta poco, non sta niente, un accento lo pone. Come mi ha colpito l'altra sera, eravamo a Ponte San Marco a fare un incontro con Manzo, il ragazzo, il lettore della serata, eravamo entrati su questo, su questa dimensione del discorso, ma tu non sei mi sono accorto di una cosa, no? In dialetto non abbiamo tenuto. Cioè, come lo dici, allora, ti voglio bene, insomma, non sono capace di ripeterlo, come dice lui, però se mi decidiamo, te amo, no? Mi sono quasi come una burla, insomma, una presa di giro, e racconta tanto, insomma, vuol dire tanto, se non la fai, no? Se non mi piaceva questa idea di una riflessione, come la geografia determini anche il nostro modo di essere, o questa relazione fra noi e la lingua che parliamo, quanto la lingua ci determina, questo è la... No, la cosa che mi incuriosiva è che mi domandavo, ma quanti anni hanno queste persone? Perché nella mia immaginazione mi vedo questo borgo antico, vecchio, quindi tutti i personaggi anziani o relativamente anziani, mentre Samuele e Leonora viene da vedere più giovani. 25 anni, lui 25 lei. Quindi sono decisamente giovani. Sì. Gli altri invece che età hanno? Gli altri si alternano tutti dai 70 ai 90, diciamo, in qualche modo. Quindi quando si aprono le loro linee, le loro verticali, le loro storie, si va a capire, siccome siamo fotografati nel 2016, si va a cadere dalla fine della prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, nel boom, no, no, dipende da dove sono diventate le varie vicende. Non si salva nessuno, e se non si salva nessuno, perché cioè, qual è la motivazione che la spinge a scegliere questo lato oscuro della vita? Quindi da questo paese, cupo, un San Martino senza il dolore del vino, no? Questa gente anziana disperata, cioè assolutamente disillusa, quindi perché lei sceglie questo lato così oscuro? Perché la intriga in questo lato oscuro? Perché mi intrigava fortemente vedere un piccolo popolo, e quindi una sorta di quasi paese fantasma, dove ci sono gli ultimi, davvero gli ultimi anziani in movimento. E che rischia di diventare un paese fantasma, come succede spesso nei paesi di terra, in Abruzzo ci sono decine di paesi arroccati, anche da noi, che d'altronde andate gli ultimi giovani sul serio, arroccati dei righi all'interno delle mura, non si vede una mancarda attaccata alla porta per 20, 40 anni, 50 anni, un luogo senza bambini sta morendo, no? Mi interessa fotografare queste vite lì, in questa agonia, tra virgolette, perché se uno ha vissuto una vita piena, a pensare, o comunque in coerenza con quello che era chiamato a fare proprio in maniera profonda, senza pensare a soldi, in maniera onesta con se stesso, alla fine uno aspetta il suo momento, beh, bisogna muovere tutti, nel senso non è che... Invece che sono tutti incastrati in un luogo particolare di loro stessi, dove probabilmente in quelle che l'uno cova nei confronti dell'altro e viceversa, o che contamina, ma non tanto che contamina i vicoli del borgo, li tiene un po' vivi. C'è un personaggio, per esempio, Eleonora Borghi, la ragazzina che va a sostituire Adelaide Franci, che è la moglie del bottegaio Mario, cioè non solo alimentare, questa signora si ammala. Lui da solo non ce la fa, anziano, quindi è costretto a richiamare, a assumere la ragazza. Questa ragazza arriva da insomma dalle piani di Maremma, dopo una serie di pazzine, insomma, arriva e sostituisce la moglie. La moglie che è allettata, si dice allettata da voi,
ferma a letto, insomma, comincia a essere dolorosa di questa ragazzina verdina, giovane, vede il marito di punto in bianco per mandare a lavoro e si comincia a mettere la brillantina, cosa che non fa da 50.000 anni, lo vede rivivere, cioè lo vede rivivere, no? E questa gelosia di questa donna in fronte a questa ragazza in qualche modo deve avvelenare il sangue, ma che è anche viva, cioè è anche un po' un antidoto alla natura quasi. E l'arrivo di loro, Samuele e di Leonora, questo, che alla fine è tutto questo, è il grosso, il grande insieme della prima contento, è una storia d'amore. E la bomba di questo incontro, di queste due persone, di questi due ragazzi, insomma, che si incontrano, che deflagra anche nella vita di altri, è curioso di vedere l'effetto. Dove poteva andare a parare questa, in cosa poteva trasformarsi per l'immobilità? Naturalmente se avessi preso in considerazione di partire da un borgo fiorito, illuminato dal sole, arrivo al mare dove tutti sono contenti e ricchi, probabilmente c'era meno contrasto, no? Sicuramente mi serviva quella roba là. E non solamente per andare a cercare il buio nella caduta, sicuramente dove c'è più buio c'è anche più possibilità di trovare luce, no? Infatti ci sono poi lami di luce che quando esco. Sì. Quando escono in maniera evidente, magari. Poi ognuno di loro a un certo punto ha dei colpi di coda, appunto, banalmente anche un accesso di rabbia che li fa sentire di nuovo vivi, o con la possibilità di risuscitare dalle loro stesse quasi ceneri. Sì, 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 ci sono tanti personaggi che si sprecano e sembrano karmicamente chiamati a sprecarsi all'infinito. Ci sono persone, personaggi, c'è cioè lo Staccioli, parlando sia di coinvolgimento storico e poi Carmo Mano, che dal ragazzino abita in un paesino a Palma, nel mio personale tributo, Cucini di Palma, e viene a fare la stagione del carbone in Marina, una cosa che accadeva insomma all'epoca. All'epoca quelli che dal Pianino Toscano ancora toscano. Tanto Paolo è una provincia più storica. Sì. È una provincia di più storica. Ancora toscana. In Marenna venivano chiamati lombardi, no? All'epoca. E tanto venivano percepiti del nord, profondissimo. E insomma, questo qui è una storia di una persona giorno dopo giorno, fin da ragazzino, per fare la stagione del carbone nei boschi, si fa fa 10.000. Riesce alla fine ad avere i risparmi per comprare, rilevare, mi dicono, il paese, la batteria del paese, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto ci prova, gioca a tutto calcio, tutti quando lui e vince, fa 13. La sua vita è stata chiamata a essere preparata, tutti gli sforzi, eccetera. Lui decide, prima di dirlo alla sua moglie, di farsi l'ultima scarpatella con Manarella Mantovani, e quando ritorna a casa si accorge di aver perso la schedina, si è buttato via. Ci sono tanti personaggi che si buttano via per il niente, per il nulla. Come può succedere con davvero, può succedere, io da osservatore magari lo faccio anch'io consapevolmente, provato, non lo so. Però ho amici che si buttano via per studiare, ho avuto come amici, si sono buttati via per studiare. Sono tante chiavi che mi è piaciuto, mi ha fatto piacere, o che mi hanno chiamato a mettere dentro. Il regno ha pagato la debolezza umana. Altro? No, lo sfaglio tutto, poi giuro che basta. E sono circa 10 anni che si è scoperto, la letteratura soprattutto italiana, ha scoperto l'interesse per l'Appennino, cioè proprio per l'Appennino, per le montagne in generale. Perché secondo te? Cioè per, a lungo tempo, per tanto tempo è stato ignorato l'Appennino proprio come ambientazione di storie, e oggi a un certo punto anche nelle poesie sta ritornando. Lo sai, non lo so. Cioè io in parte non ho questa suggestione, perché mi sono, da quando ho 19 anni,
facendo prima luci in quella, vivo quella suggestione, quella suggestione, quel colore, e poi è un colore che mi chiama, un colore che ho, che sento di avere. Io quando sono arrivati in Valtellina, qualche giorno fa per un incontro, ho sentito lì c'è la montagna, no? Però una dimensione del vivere che mi chiama proprio, cioè, mi appartiene, poi sono formale, con un golfo, con un bisogno, quindi anzi vivo in un posto del mondo che ha un fortissimo accesso al mare, ovviamente per l'isola, l'alta collina e la montagna, cioè la mia, molto lontano. Cioè Firenze è 9:30, Livorno è un'ora, Pisa lo stesso, Siena più o meno, Roma è 3 ore, quindi sono un punto della geografia, della verità. Però non so perché io, in qualche modo, io che vengo dalla venire da Roma, bravo sicuramente, mi chiama a quelle dimensioni ambientali, il raccoglimento interiore, la chiusura, intanto nel senso proprio luminoso, anche del tormestico, no? Del sentirsi, il raccoglimento, il freddo, mi piace. Di Natale quanto è Natale. Ma no, non so rispondere al motivo per cui è stata riscoperta, poi non ho capito, non forse non rispondendo neanche che modo è stata riscoperta. Sì, vabbè, adesso se no ci allunghiamo. Però c'è Carlo il Pellegrino, c'è Franco Arminio, ma lo stesso Cognetti, anche se diciamo che non va per montagna, ma c'è Angelo Ferracuti, cioè c'è tutta la letteratura che sta nascendo. Tanto profondamente contaminata dall'aspetto nostalgico, no? Malinconico, è ritenuta, quindi c'è proprio una. Sta fiorendo la roccia. Cioè, poi è un simbolo di un piano, non so, la montagna. No, la montagna chiama tanto, vuol dire tanto, come le case. Non le case erano il termine della casa, la montagna vuol dire. Chiama il mare, no? Su questi simboli potenti, chiama tanta letteratura anteriore, al rapporto, a pensare così, se uno è bravo ci può tirare fuori, cioè, puoi leggere, ecco, il simbolo sotto tanti aspetti. Ok, io direi che abbiamo esaurito un po' quasi tutti gli argomenti. Il libro, per chi non l'ha ancora letto, insomma, può scoprire ed è in vendita. Noi ringraziamo Sasha, io tanto che grazie per il libro. Grazie.